Matteo Pezzano, grande protagonista, una doppietta, insomma, due gol pesanti che hanno deciso una gara, insomma, che per l'Arezzo può contare anche in prospettiva playoff per prendere un po' più di autostima, visto che è la prima volta che vincete uno scontro diretto, di fatto. Sì, sapevamo che era una partita fondamentale per il proseguo del campionato, delle ultime partite che sono rimaste, quindi ci tenevamo tanto perché volevamo vincere uno scontro diretto, visto che fino ad ora non abbiamo vinti nessuno. E poi in casa con il pubblico ancora più bello. Siamo contenti di questa vittoria che abbiamo fatto, adesso però va messa da parte e pensare subito a quella infrasettimanale, perché diventa poi la partita più difficile. Ecco, giocare con la Calderina da una parte e Cuso dall'altra diventa più facile per te, ti trovi bene in questo tridente? Beh, cioè non ci hanno bisogno di presentazioni, sono due giocatori fortissimi, soprattutto in questa categoria, quindi io posso solo trovare dei vantaggi e devo essere bravo a tenermi pronto su qualsiasi palla, anche sporca, che arriva in aria, per poi premiare il lavoro che fanno loro sugli esterni, perché comunque creano sempre la superiorità numerica con l'uno contro uno. Ecco, un gol a San Donato, doppietta oggi, è un momento positivo, insomma, anche i gol di Pezzano conteranno tanto in questo finale di campionato. Sì, al di là del gol, io cerco di mettere sempre tutto durante la partita per aiutare la squadra, poi o il gol lo faccio io o lo fa un altro. Per me il gol passa in secondo piano se al primo posto viene la squadra e la vittoria della squadra. Poi sono del parere che nel momento in cui lavori tanto in campo per la squadra il gol arriva da solo, quindi sono contento sicuramente perché l'attaccante ha bisogno del gol, ma io quando entro in campo scendo per dare tutto per la squadra e per farla giocare nei migliori dei modi.